Beh, raga, se volete ridere un po', come trainare un mega camion imbriacato dentro nel fango con una cipetta che si impenna ogni volta? A me, ragazzi, fa morire da ridere questa cosa. La cipettina è troppo forte, la cipettina. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, no, beh, qua c'è l'albero. Distruggiamo un motoretto da... Oh, 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 oh. In penna le pinne con la Jeep, solo da Marco Drums Gay Channel. Ciao amici, mi raccomando, se avete bisogno del servizio chiamate l'800 4 e 5. Drew, mi raccomando, chiamate subito, il numero è verde, è un numero verde, quindi potete usufruire subito del servizio di Marco Drums Games SPA. Ciao. Allora, amici, quando si parla di un mega trasporto Marco Drums Games, si sta parlando di queste cose. Camion, bello lungo, il rimorchio, bello lungo, e un altro rimorchietto dietro, al vericello. Eccolo qui, Marco Drums Games Transport Mode. Ciao ragazzi. Eccoci qua a Tatra, il camion ciotto. Allora, chiudiamo la rampa e vediamo se ce la facciamo a caricare la gruazza. Allora, le funzioni, controllo. Ok, sono così perché sennò... Ma perché? Ma come? Ma è contrario? Ma cosa che è contrario? Non vai avanti? No? Come faccio andare in avanti, scusa? Aspetta, era sbagliato, infatti era... Allora, dentro è un po' un bordello, però bella grossa, va come... aprono tantissimo sti mezzi. Dai, avanti. Oh mio Dio, perché snoda, vedi? Ok. A tutti i mezzi con lo snodo li odio. Perché fanno così. No, 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 non ti imbarcare. Sei serio? Ma come va a dire una cosa? Ma no! Ma no! Ma perché? E io volevo solo caricare un mezzo! Vabbè, dai, torniamo dopo quando lo riparo, raga! Allora, è troppo grande la ruspa, non ci sta su quello piccolo. Ho dovuto comprare un camion gigantesco e un mega. Questi qua sono quelli militari, credo, eh. E una mega, come si dice? Aspetta. E poi è gigantesco con le due rampette per salire piccole. Che senso ha?
Vabbè, però così ci stiamo. Ah, non ho messo il freno, 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 ciccio. Senti un po'. Freno. Oh, adesso sì che ci siamo. Ok, perfetto. Quindi fermiamo il motore, cambiamo il mezzo, attiviamo la rampa. E comunque è un po' storto, eh. E andiamo. Non si può. C'è illuminazione, ci sta. No, non si può agganciare il carico. Mi va un po' avanti e indietro, vabbè. Ok ragazzi, allora, anche se è un pelino storto, speriamo di non perderlo in questa curva, il carico, orca come va avanti. Ci vediamo alla prossima avventura con Snow Runner e il cartello ancora su. E comunque dovevo arrivare qua. Quindi sono uscito e siamo già arrivati. Va bene ragazzi, spero di non ribaltare tutto l'ho appena detto. Non ci credo. Oh no, devo venire con un altro mezzo per ribaltare ancora tutto. Va bene ragazzi, al prossimo video. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a posto il disastro che ho combinato, perché sto camion è bello tosto. Ok. Disastro, disastro sventato. Adesso ragazzi ci mettiamo a lavorare con la ruspa, ci mettiamo a lavorare con la ruspa, il camion lo piazzo qui nell'angolino. Bella raga, bella raga. Allora cambia camion. Ok, vedi, vedi, vedi. Ah, controllo. Ok, aspettiamo un attimo, perché alla fine dobbiamo solo ok, Marco Drums SPA, mi raccomando, scavi e facciamo tutto, tiriamo via anche le pietruzze. Ok, eccolo qua. Allora, qui è un passaggio dove i camion fanno sempre un sacco di fatica. Allora, noi tiriamoci le pietruzzole. Ok. Ok, così si fa. Pietruzzole. Allora, è un po' un casino, eh? Ok, quindi fermiamo tutto.
apriamo dietro. Non è che gira tanto, eh? Ok. Non voglio toccare dentro il carro. Ok, ok, e andiamo di Pietrisco, raga, poi ci pensiamo piano pianino a fare tutto. Bella lì ragazzi, bella lì ragazzi. Allora, Ruspetta e Pietruzze, Ruspetta e Pietruzze, bella lì. SnowRunner, Marco Drums Games S.P.A. Se avete bisogno di un trasporto eccezionale, di un recupero veicoli o di spostare un po' di sassetti, chiamatevi immediatamente. Ciao amici. Madonna, il livello dell'acqua pericoloso. Addirittura. Ok, manca l'ultima. Ok. Qui. Dove cazzo è l'ultima? Puttana. La Madonna, in un attimo è sbloccato tutto, ok? Grande. Nuovo obiettivo, nuovo nido. Io sto puttanazza. Sei serio che mi sono ribaltato fuori dal... dal garage? Questa macchina va troppo veloce. Poi se gli si mette l'alettone dietro è instabile. Con l'alettone è stabilissimo. Chiaro, chiaro. Qui poi devo aprire tutto con la ruspa, spostare tutti i sassi. Oh, dietro. Vedi, siamo in sassi? La Madonna, a sto punto qua, dai! Mi hai fatto fuori mezza sospensione. Madonna, come piove. La Madonna! Ragazzi, ci sono dei panorami incredibili, incredibili, qui nel Michigan su SnowRunner. A questo punto io mi chiedo, ma perché portare il rimorchio gigantesco su sta montagnetta quando passava quello piccolo? No, loro hanno voluto portare questo bel rimorchiato gigantesco di qui. Adesso vi faccio vedere dove devo passare. Ecco.
tiro, già incomincerò questa di qua. E già devo fare manovra con un rimorchio che va dove vuole lui. E credo di non riuscire mai a imparare a... Allora, adesso devo stare tutto a pelo guardrail. E non so neanche se riesco, sinceramente. Gira, camion. Tra l'altro quando vai indietro da una legnata, allora diciamo che un pelino di grattino sul fianco, tanto il rimorchio non è manco mio, non è neanche della Marco Grams SPA, riusciamo a dargli. Io spero che non si ribalta tutto. Guardate dove mi fanno passare, ragazze, dove mi fanno passare i rimorchi con tutti sminchiati sui fianchi, eh? Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Arriviamo al ponticello e vi lascio il prossimo video. Comunque, porca... Io tutto per un film bello. Comunque, tanto per farvi capire che questi sono tutti pazzi. Ci sono camion anche più piccoli, non riesco a capire perché questo rimorchiazzo. Sì, ho capito che in una volta portiamo sia cemento e longhierine, ma ragazzi, è forte, eh. È tosta viaggiare nel Michigan in questo modo. Ok, andiamo perché sennò ci impaltaniamo. Se voglia di rimanere qui bloccato non ce l'ho. Ok, quindi al prossimo sulla prossima montagna. È tutta così, eh? È tutta così questo pezzo di mappa. È il quarto, è la quarta mappa del Michigan. Vi aspetto, ragazzi, sul canale per i video e su Twitch per le live. Allora, amici miei, stiamo preparando la carovana per andare nell'altra parte della mappa. Visto che sono molto pigro e non ho voglia di fare 50 volte gli stessi tragitti, ho deciso di caricare la mia bella macchinina. Sempre se si riesce, eh? Raga, non credo che ce la facciamo. Dai cipollina, dai che ce la fai giù. Dai. Dai, più mi avvicino, dovresti tirare su un pelo in più. Brava Gru, grande Gru. Ok, ce l'ha fatta. Allora, io sinceramente volevo caricarla di fianco, ma a sto punto vediamo se riusciamo, perché più esce verso il fuori, infatti più mi cade. Non riesce neanche a girare. Ah, più rientro verso il dentro e più me la gira, vedete raga? Perché non è una gru che porta tantissimo peso. Dai! E non gira. Vabbè, facciamo una bella cosa, dai. La carichiamo. Volevo caricarla di là, ma non dopo. Vediamo un attimo. Allora. Ok, vediamo. Ok ragazzi. Allora, ripetiamo la gru, si imballa al mezzo, vedi che si può imballare, che mettono i cosettini, perfetto. Poi facciamo cambia camion, no cambia tetrafrenze, no, io vorrei, ah, non si può mettere la macchinetta, vabbè, prendo. Allora, visto che
Ok, no, volevo mettere il freno a mano. Cambia camion, Golia. Prepariamo la carovana. Allora, visto che di là manca tutto, io farei così, un bel rimorchio di benzina, un bel rimorchio di benzina, perfetto, e andiamo qua e ci prepariamo per partire, raga. E poi cambiamo il mezzo, no, chiaramente non me lo fa cambiare perché è balordo, avevo già inserito. E qua ci prendiamo invece un bel rimorchio. Un bel rimorchio. Ma i rimorchi ne ho due di là, eh. Prendiamo invece questo. Manutenzione. Perché effettivamente di rimorchi ne ho due di là. Allora, io a questo punto dovrei andare davanti io e attaccarmi alla carovana, eccolo qua. Va bene ragazzi, poi continueremo con questa carovana. Bella ragazzi, allora partiamo con il convoglio. Vai guys. Allora dobbiamo andare. Oh 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 oh. Allora, partiamo con camion della Tatra, macchinina sopra, il rimorchio con service, quindi benza e ricambi, il camion Goliath con un bel camionciozzo della benza. Allora, visto che non vorrei sbagliare, perché ho già sbagliato una volta, dobbiamo andare praticamente qui. Passaggio per Black River. Ok, ok guys, andiamo. Allora, il Tatra non è male. Diciamo che avrei voluto tirare il Tatra con quell'altro, però che anche questo 4 assi, caspita, la mi si sta sbriacando la... mi si stava imbriacando il carretto. Ok, vediamo un attimo. Ok, accendiamo il motore anche di quell'altro, mettiamo il 4WD perché sennò qua non andiamo da nessuna parte. Io direi che sto Tatra non è male, non è niente male. Ok. Adesso mi ricordo un po' che la strada non è granché, eh. Allora, e infatti ho sbagliato. E adesso il casino è girarsi con questa carovana infinita. Allora, io credo di non riuscire a girarvi, a meno che ci giriamo nel... Porca, non ho visto il cartello. Madonna, questi cartelli sono veramente tosti, eh. Allora, ci giriamo dentro la ditta. Io la stradina, raga, non l'ho proprio vista, eh. Abbiamo fatto un bel po' di danni al nostro Tatra. Adesso vorrei andare a vedere il Tatra. Oh porcalo, ormai mi sta facendo così. Ok. Ah, si è incasinato il camion indietro. Allora, per fortuna che almeno... Oh! Ma che sta a fa? Mi sta trainando il carretto in maniera anomala. Ok, il mio carretto. Il mio carretto, porca... Vai carretto, che roba! Secondo me, ragazzi, forse dovevo trainare il Tatra con quell'altro, col Golia, secondo me. Però vediamo un attimo di andare sull'altra parte della mappa, che dovevo farla in pochissimi secondi. Invece, ah, si era inchiodato un po' in sé. Devo prendere la bella larga, raga. Urca loca! Non fare cose strane, Tatra, non ribaltarti, che c'è su anche la mia bella gipettina da corsa. Adesso dovrebbe esserci qualcosa qui, allora. Dov'è sta strada? Ah, è proprio davanti. Wow! Cioè, incredibile, non l'ho vista, raga. E questa è... Ah, ecco perché non l'ho vista, talmente
qua. Sì, dobbiamo far saltare il cartello, secondo me. Allora, cartello, scusami, ma... inevitabile, inevitabile. Allora, prendiamo una bella larga. Vediamo un attimo se riusciamo a starci... Oh mio Dio! Dov'è? Dov'è il Golia? L'ho perso su un ramo, credo. Ah, ecco perché andava così bene. Allora, accendiamo le luci, accendiamo tutto. Ok, allora a sto punto possiamo anche lasciarlo qui. Andiamo al camion. Portiamoci dietro. Luci. Sì, sta venendo. Qua c'è un po' di rametti, un po' di cose un po' strane, eh. Devo prestare molta attenzione. Siamo praticamente arrivati. Chiuderò il video quando siamo dall'altra parte, così per farvi vedere la carovana per andare a Black River, credo. Vediamo un attimo che non mi ricordo più. Intanto adesso 85 metri ci siamo, eh. Che bella carovana. Andiamo dietro, sì. Si vede, sì. Si vede, sì. Allora, ci conviene prendere un po' di... Ok, un po' di acquazza qui, non ci ha fatto nulla. Vediamo se passano tutti. Passati tutti, ragazzi. Ok, allarghiamoci. E siamo arrivati. Marco Drums Games è una... Ok. È una garanzia. Se volete fare traslochi, qualsiasi tipo di trasporti eccezionali, carovane di camion, chiamate l'800 3 e 4 bro o dru, bro o dru, chiamate quello che volete, tanto noi arriviamo subito. Ok, e vai, e siamo arrivati. Ok, e non ha agganciato il camion, va bene, dai, tanto adesso ci pensiamo noi. Bella lì, raga, da Marco Drums Games è tutto. Beh, e poi non dite che Marco Drums Games non sa guidare. Guardate l'ultimo rimorchio a pelo ponte di legno, raga. Sono miliardi di tonnellate di camion, macchine, il rimorchio ricambi, il camion Golia e il Mega. Vediamo un attimo se adesso ce la facciamo e non cade tutto giù. E questi sono i Mega. Per vedere dietro sono andato un po' fuori. Sono i Mega Trasporti Marco Drums Games S.P.A. Trasporti eccezionali, recupero veicoli e tanto tanto altro. Ok amici, abbiamo portato il mega convoglio nella mappa Drummond e adesso andiamo a scaricare il mezzo. Quindi attiviamo il gancio, modalità gru. Allora vediamo se riusciamo senza fare un casino, eh. Tanto devo solo prenderla e scaricarla. Ah no, aspetta che devo togliere dai ganci. Oh ragazzi, sono quasi senza benzina. Disinvalla carico. Forse non era quello. Disinvalla mezzi, invalla carico. Ok. Modalità gru. Allora, pochissima benzina e devo muovermi a farlo. E ripartiamo laggiù. E via. Altro giro, altra corsa. Ok, perfect job. Quindi facciamo una cosa. Ripristiniamo la gru. No, disattiva l'aggancio. E spegniamo immediatamente il motore. Ok raga, mission complete. La bella macchinetta sopra il mio camioncino l'abbiamo scaricata al luogo di
Boh, a logo di.